Il database è proprio la nota dolente della multi-tenancy. Molto spesso tutti pensano di essere Facebook e Twitter oppure Netflix, e purtroppo invece noi facciamo ristoranti, scuole e bar. Però è proprio questa compartimentazione che poi ti permette di fare l'economia di scala, cioè non hai bisogno di avere NoSQL proprio perché tutti devono vedere tutto quanto, anzi, l'applicazione ti guida ad avere delle cose dove il cliente vuole essere separato dagli altri, e quindi la multi-tenancy è quello che cerchi di fare tu come produttore, come sviluppatore, per poter aumentare la densità. Buongiorno a tutti, eccoci a questa nuova puntata del CTO Show. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che è Gregorio Piccoli, che è il CTO di Zucchetti dal 2003, che ha una storia molto ricca e ha molte cose da dirci. Parleremo oggi in particolare di multi-tenancy e bias cognitivi. Ma a questo punto, innanzitutto, benvenuto Gregorio, e se vuoi introdurti tu stesso. Grazie Alex. Cosa posso dire? Sono un informatico di vecchissima data, sono ormai 30 anni che lavoro in questo mondo, in questo settore. La mia primo lavoro è stato veramente particolarissimo. Travasavo i dati dai computer CPM ai nuovi PC IBM, quindi ero ancora studente con un cavo seriale incrociato, facevo il trasporto di questi floppy che avevano formati assolutamente incompatibili, ma c'era lo stesso linguaggio di programmazione GVBasic, quindi effettivamente una volta travasato il dato funzionava sul nuovo PC IBM, quindi mi hanno chiamato in tantissimi, poi ho continuato gli studi, ho fatto il militare, che è stata un'esperienza informatica anche quella del militare, e poi ho potuto esprimere questa mia passione per l'ingegneria del software, costruendo dei tool per sviluppare applicativi di tipo gestionale. Con questi tool poi abbiamo costruito dei gestionali che sono diventati tra i più venduti in Italia e dopo sono entrati in Zucchetti, e dove appunto sono diventato, dopo un po', mandato a responsabilità tecniche, e con questo ho guidato un po' le principali divisioni nel passare al cloud, quindi da applicativi tradizionali, architetture web e architetture soprattutto appunto erogate dalle varie server farm. Questo in grande anticipo sui tempi, perché parliamo del 2005 come prime procedure cloud, e chiaramente poi pian pianino sono arrivate tutte le divisioni. Noi siamo nel cloud da parecchio tempo, e ultimamente i lavori che ho fatto, a cui ho partecipato con grande complessità, sono stati quelli legati alla fatturazione elettronica, che devo dire che è un fiore all'occhiello dal punto di vista tecnico, perché effettivamente è stata una cosa decisamente complessa. Lì abbiamo dei volumi molto molto grandi, siamo tra i più grandi tramitatori, siamo i più grandi, credo, produttori di fatture in Italia, perché i nostri gestionali producono le fatture, poi le mandano da noi, le passiamo al ministero e da noi passa più del 10% del PIL italiano, insomma, passa dai nostri sistemi, quindi sicuramente sono cose importanti. E la fatturazione elettronica ha cambiato il settore di queste applicazioni più tradizionali, possono essere appunto ERP, ma si fanno anche questi, e sono stati drasticamente cambiati, è cambiato il rapporto col commercialista, che sono tutti settori dove la Zucchetti è presente, dove queste attività, anche tecniche, hanno effettivamente cambiato il settore, hanno cambiato il modo con cui lavoriamo. Tra l'altro so che nel tempo avete acquisito anche veramente tante società, quindi anche proprio il portafoglio di prodotti, di team è veramente ampio e anche lì a livello tecnologico hai dovuto mettere mano veramente a tanti tipi di prodotti, cercare, no, di standardizzare, di portare un po' tutti verso il multi-tenancy. Credo che anche lì hai dovuto fare un grosso lavoro. Ma sì, è un grosso lavoro, ma è anche un lavoro in corso, non è un lavoro che finisce mai. Effettivamente, possiamo parlare di due grandi momenti: un momento di appunto passaggio al cloud, dove è stato un lavoro fatto in maniera molto più coordinata. Poi ci siamo appunto, con l'arrivo della fatturazione elettronica, abbiamo visto la possibilità di effettivamente allargare anche i settori in cui operavamo, perché l'ingrediente della fatturazione elettronica aggiungeva qualche cosa che effettivamente ci permetteva di fare
del valore, chiamiamolo congiunto, no? Tra società diverse, start-up, abbiamo acquisito un sacco di start-up. E se vuoi, effettivamente qui hai toccato un punto estremamente interessante, perché siamo passati da una uniformità tecnologica a un percorso di condivisione, ma la condivisione è con tecnologie diverse. Quindi siamo passati, per esempio, da un mondo prevalentemente Java a un mondo prevalentemente API. Ecco, quindi anche qui è interessante vedere anche il ruolo del CTO, che diciamo dal punto di vista più tecnico diventa un ruolo più di coordinamento, di possibilità di lavorare insieme. Ecco, poi quello che forse adesso sta avvenendo in maniera molto forte è sicuramente la spinta del DevOps, quindi il fatto di mettere insieme le fabbriche, le linee di produzione, con le linee di erogazione. Ecco, questa è una cosa che prima non c'era. Noi producevamo dei CD, no? Il punto finale era il CD che mandavi al cliente. Oggi invece siamo noi a gestire, quindi paradossalmente diventiamo fornitori di elettricità, di raffrescamento, di computer, scegliamo i processori, bene o male, no? Come cosa. Ecco che allora partono tutta una serie di considerazioni sulle economie di scala che prima invece assolutamente non si facevano. Ecco, per esempio, su questa cosa qua io sempre parlavo di economia di apprendimento, nel senso che quando impari a fare una cosa, abbiamo imparato la fatturazione elettronica, l'abbiamo imparata e è un'economia riuscire a darla a tanti altri, no? Come cosa. Economia di apprendimento, economia di scopo, ho fatto qualcosa che l'ho fatto in un settore, riesco proprio in un'azienda come può essere Zucchetti, che è presente in tantissimi settori, a riciclare, a aumentare il riuso, appunto spostando lo scopo di quello che ho fatto. Non l'ho fatto solo qua, ma lo riesco a fare anche in tanti altri posti. Con l'avvento del cloud siamo passati appunto invece anche all'economia di scala, la multi-tenancy probabilmente è proprio il tema principale dell'economia di scala, però anche il DevOps, per esempio, in maniera estremamente interessante, ultimamente quello che abbiamo portato a livelli molto molto più alti è un discorso di osservabilità delle procedure, quindi riuscire sempre a sapere che cosa sta succedendo, misurare tutto, misurare fino all'ultima goccia che stai spremendo dalle macchine per riuscire appunto poi a utilizzare al meglio tutti i sistemi, tutti gli oggetti che possiamo avere sotto di noi. E grande uniformità, quindi per esempio un grande valore, adesso io parlo sempre le API per comunicare, ma anche con tre open, dico open API per descriverle tutte in una maniera assolutamente condivisa e diciamo non criticabile. OpenID per condividere l'identità degli utenti e OpenTelemetry perché dobbiamo fidarci appunto dello slide, di come stanno funzionando gli altri, quindi i tre open che accompagnano la strategia delle API. Credo che sia molto interessante. Mentre, ecco, negli anni precedenti io parlavo di tre parole, internet, standard e open, cioè tutto quello che fate deve essere fatto in internet, deve essere fatto seguendo gli standard, non venitemi a portare la roba stranissima che non ha una cosa standardizzata e per favore ogni cosa che fate, guardate che abbia anche la sua componente open oltre alla componente commerciale, in modo tale che così, ed effettivamente quelle tre parole ci hanno guidato per 15 anni, ma ci hanno guidato bene. Adesso vedremo anche queste nuove parole che ci guideranno. Beh, direi che sicuramente è stato un approccio vincente sul quale poi mi ritrovo assolutamente, anche perché io stesso a mia volta nei primi anni 2000 mi ero dedicato veramente tanto proprio su applicazioni, quelle che appunto oggi chiameremo SaaS, che erano basate quindi sulla multi-tenancy. Quella volta la scalabilità era affrontata chiaramente in modi molto diversi, cioè era hardware che si comprava, non è come oggi che c'è il cloud, in un attimo scali in maniera importante. E infatti questo qui è un po', no, un tema fondamentale proprio, no, della multi-tenancy, perché come dicevi tu, da una parte c'è proprio un concetto di economia di scala ed è una delle cose che, no, che la multi-tenancy ci consente, no, di aumentare la densità dei servizi, eccetera. Dall'altra parte è proprio la scalabilità, soprattutto considerando, no, anche il caso che hai descritto, no, quindi pensare che buona parte della fatturazione elettronica italiana passa tramite le vostre applicazioni, i vostri sistemi, quindi con la multi-tenancy, eccetera, pone proprio dei problemi di scalabilità. E alla fine uno dei punti principali di questa scalabilità, che è nodo un po' sempre da sciogliere, è quello del database, no? Quindi ti volevo chiedere proprio su questi temi qui, no? Quindi proprio economie di scala,
e la parte relativa al database, qual è stata un po' la tua esperienza degli anni e l'approccio che hai portato avanti? Eh sì, il database è proprio la nota dolente della multi-tenancy. Ecco, io qua mi trovo molto spesso a vedere tante discussioni che però forse, come posso dire, mi lasciano anche un po' perplesso, no? Nel senso che molto spesso tutti pensano di essere Facebook e Twitter oppure Netflix, e purtroppo invece noi facciamo ristoranti, scuole e bar. Capisci? Allora, per esempio, se prendiamo il teorema CAP, scopri che lì la consistenza è quello che viene persa, perché tanto un post può arrivare anche qualche ora dopo, non succede nulla. Noi invece la consistenza diventa fondamentale, perché alla fine abbiamo database relativamente piccoli, no? Ma ne abbiamo tanti, tanti database. Appunto, l'esempio banalissimo, quello del ristorante: io posso mettere insieme tanti ristoranti, però non devo mescolare le comande, perché sennò succede veramente. Quindi, oppure pensa al registro scolastico, no? Addirittura là ci sarebbero problemi di privacy. Se ti faccio un registro scolastico, ognuno è profondamente compartimentato. Però è proprio questa compartimentazione che poi ti permette di fare l'economia di scala, cioè non hai bisogno di avere NoSQL proprio perché tutti devono vedere tutto quanto, anzi, esattamente il contrario, l'applicazione ti guida ad avere delle cose dove il cliente vuole essere separato dagli altri, e quindi la multitenancy è quello che cerchi di fare tu come produttore, come sviluppatore, come erogatore per poter aumentare la densità. E un pochettino, sai, anche oggi vanno di moda anche magari delle cose tipo appunto andare a consumo, però in generale, sai, andare a consumo non è detto che sia spendere meno. Alle volte quando compri il blocco paghi meno, perché crei a tua volta, no, un acquisto importante, solo che poi lo devi sfruttare bene, perché è lì che sta tutto il gioco. Se compri una macchina virtuale per poi lasciarla sempre scarica, è il famoso paper idle. Ma se invece aumenti la densità e la tua macchina virtuale è sempre ben caricata, vedi che ti costa meno che non un paper use. Ecco, questa è un po' l'idea che sta sotto probabilmente tutta la multitenancy, appunto, come hai detto te, aumentare la densità d'uso di quello che stai comprando, di quello che stai utilizzando, ecco, come tipo di strategia proprio per ottenere economie di scala. E in tutto questo, quello che scala senza grosse difficoltà è sicuramente la parte di application server. Gli application server si riesce a sparpagliare, le funzioni si possono eseguire dove vuoi, insomma questo è estremamente facile, diciamo, farlo scalare. Quello che invece pone vincoli di tutti i tipi è sicuramente il database. Però, per contro, ci troviamo di fronte a database che sono per loro natura fortemente partizionati. Quindi non è un problema se io poi uso più macchine di database, perché questi database, appunto, sono database separati, anzi potenzialmente potrebbero essere totalmente staccati uno dall'altro. Invece bisogna trovare il giusto bilanciamento per avere questa alta densità che dicevamo e la corretta separazione delle applicazioni. Quindi sostanzialmente qui abbiamo fatto delle scale di multi-tenancy che sono legate al tipo di applicazione, al tipo d'uso che viene fatto da parte dei clienti, al tipo di clienti, alla dimensione degli archivi dei clienti stessi, insomma. E con questo abbiamo creato appunto una serie di ricette sulla multi-tenancy che vanno dalla più condivisa, quella via via sempre meno condivisa, fino ad arrivare al livello dove non si condivide più e quindi ogni cliente ha il suo impianto. Sì, Ecco, infatti su questo tipicamente. No, di pure. Paradossalmente il pay per use ti porta quasi a puntare sempre all'impianto separato per il singolo cliente, no? Perché tanto dici il pay per use, tanto solo se il cliente c'è lo faccio. Però quello che si vede è che in realtà poi questo pay per use costa tanto. Questo è un po'. Sì, infatti penso che questo dipenda molto anche proprio dalla classe di applicazioni, il budget che c'è dietro, tanti ragionamenti. Infatti questo alla fine porta anche a identificare una serie di modelli, no? Che di solito si restringono a tre, ma in realtà anche parlando con te abbiamo visto che sono cinque tipi differenti di implementare a questo punto la multitenancy a livello database. In realtà alcuni sono modelli single tenant,
e altri multi-tenant, ma fatti in modo diverso. Quindi ti volevo proprio chiedere, nella tua esperienza, no, quali sono questi i vari livelli e quali sono un po' anche i casi d'uso principali che ci portano a ragionare più in una direzione che in un'altra, a seconda dei casi. Esattamente, allora guarda, il livello più immediato che si percepisce subito è quello di mettere insieme gli archivi e poi filtrare i dati, no? Il modello della chiave che contiene il codice del cliente sostanzialmente. Quindi questo qui è sicuramente il livello più basso, noi lo chiamiamo appunto le tabelle filtrate. Ecco, questo ovviamente... puoi decidere, cioè non è che devi mettere per forza tutti i clienti, tutti nello stesso database, filtrerai, utilizzerai questa modalità, quando vedi che il database comincia ad arrivare al suo livello ottimale, puoi cominciare a mettere un secondo database, avrai gli applicativi che si connetteranno a seconda del cliente in un database o in un altro database. Quindi questo riesce a scalare orizzontalmente il database semplicemente perché sono clienti che di loro natura sono separati, come dicevo prima, e quindi si possono appoggiare a uno specifico database e più clienti possono stare nello stesso database attraverso appunto il meccanismo della filtratura delle tabelle. Qual è il problema? Il problema è che non puoi avere clienti enormi. Questa è la struttura che va bene per clienti relativamente piccoli, cioè dove l'archivio del cliente non raggiunge dimensioni ragguardevoli, perché se metti in mezzo a clienti piccoli un cliente così più grosso, poi dopo ti si sbilancia il database, le filtrature non sono più ottimali, in alcuni casi ti andrà in table scan quando il filtro è di quel tipo, invece sugli altri continuerà, se hai fatto bene gli indici, se hai bene le statistiche, continueranno ad andare diretto, ma il cliente più grosso perde il beneficio dell'indice. Basta che un cliente superi il 5% del volume dell'intero archivio, che questo qui fa scattare nei database quei meccanismi per cui si passa dalla ricerca indice alla table scan, e questo è, a quel punto diventa mortale. Quindi sostanzialmente questo livello va molto bene, le tabelle filtrate è ottimale per archivi, per mettere insieme più archivi di dimensioni relativamente piccole, e stanno bene insieme tanti archivi in questo tipo di multi-tenancy, quindi si riesce in un'unica macchina. Adesso i database sono particolarmente performanti, oggi i database relazionali hanno delle performance veramente importanti, per cui si riescono a tenere un numero rilevante di clienti nello stesso database. Appunto la tecnica è quella di dotare ogni tabella di una chiave, all'interno della chiave, di qualcosa che distingue i record di un cliente dai record dell'altro cliente. E questa qui è la forma, diciamo, più immediata che viene in mente anche subito, no? come tipo di cosa. Se vuoi, la cosa interessante da aggiungere a questa tecnica è non fossilizzarsi che il database sia uno solo. Cioè, nel momento in cui vedi che raggiungi dei limiti sul database, puoi sdoppiare il database, magari anche con tutte le sue ridondanze, con tutte le sue strutture, e dirigere i clienti parte su una struttura, parte su un'altra struttura. E quindi con questo si scala anche abbastanza bene anche il database, che è l'elemento più difficile da scalare. Tu nell'esperienza hai mai usato questo tipo di soluzione di multi-tenancy? Sì, diciamo, è quella classica che ci porta a dire che ogni tabella ha la sua colonna ID del tenant, che poi dopo porta anche però a certe volte dei problemi nello sviluppo. Infatti una domanda che poi dopo ti vorrò fare è proprio anche su come evitare che lato sviluppo poi si creino problemi di sicurezza, che se non si seguono certe regole, certo. No? Ma tutte le attività di multi-tenancy pongono il problema nello sviluppo e pongono anche il problema della personalizzazione, ma magari lo vediamo dopo come cosa. Sì. Arriviamo al secondo livello di tenancy. Il secondo livello è quando i clienti cominciano a diventare più importanti, quindi il trucco, chiamiamo così, di separarli attraverso una chiave, che è molto funzionale con archivi piccoli, impatta invece in maniera significativa. Quindi la seconda metodologia che utilizziamo è quello di avere tabelle separate, quindi ancora il database è un gran calderone e si hanno però
tabelle separate. Diciamo che questa qui delle tabelle separate fa un buon gioco mescolata anche a quella precedente, cioè molto spesso capita che alcune tabelle vanno benissimo filtrate, altre tabelle invece come separarle. Per esempio, se prendiamo un tipico applicativo gestionale, potreste vedere che certe cose come possono essere i comuni ABI e CAB oppure la tabella delle valute vanno benissimo con la multitenancy descritta prima. Alle volte sono delle strutture che puoi anche offrire quasi come servizio. La tabella dei comuni è uguale per tutti, quindi potrebbe essere una tabella che addirittura è in comune a tutti gli utenti. Invece la tabella delle fatture oppure la tabella degli articoli potrebbe diventare più grossa col crescere dei clienti, potrebbe diventare più grossa. Per esempio, ci sono certi settori dove, non so, per esempio, chi vende bulloneria ha una quantità di articoli immensa, perché ogni vite bullone con la sua dimensione, le sue misure, e quindi ti esplode il numero di articoli. E quindi qui una tabella separata aiuta a gestire il tenant, quel tenant, senza nessuna difficoltà, mentre la tabella dei comuni può essere in comune, la tabella delle banche con cui lavora può essere filtrata, la tabella degli articoli diventa una tabella specifica per il cliente. E questo ti permette di superare i limiti di quando appunto la gestione attraverso la chiave filtrata, la chiave di filtratura, diciamo, non regge più i volumi, non regge più il caso di clienti con queste casistiche qui. In genere noi questa cosa qui la lasciamo, diciamo, almeno nei programmi che ho fatto io, questo delle tabelle separate, non ce lo siamo tenuti per noi, l'abbiamo lasciato ai clienti che facciamo usare questa tecnica quando fanno una possibilità di creare aziende all'interno della loro struttura. Quindi è una forma di multi-tenancy che così per tradizione abbiamo lasciato ai nostri clienti. Poi siamo saliti ad altre forme. Allora, una forma è quella di mantenere lo stesso database e invece creare degli schemi diversi. Allora, a questo punto la struttura del database è piena, però lo schema è comune. Qui, che cos'è che vantaggio dà questa struttura? Allora, questa struttura permette di andare a condividere alcune risorse che sono specifiche del tipo di database o dell'uso del database. Per esempio, su alcuni database viene usata meglio la RAM del caching delle pagine quando il database è nello stesso database ma su schemi diversi. Altrimenti su database diversi non viene ottimizzato l'uso della memoria. E quindi questo qui aiuta con clienti importanti, ma con appunto database che beneficiano di questo tipo di cosa. In particolare, questo è il caso forse più importante di tutti, con questo tipo di struttura si risparmia sul numero di connessioni, perché database appartenenti a clienti diversi, essendo nello stesso insieme, si possono scambiare le connessioni tra i clienti diversi. Adesso in particolare c'è un database che è Postgres che soffre il numero delle connessioni. Quindi tenere basso il numero di connessioni anche al crescere dei clienti è estremamente importante in questo caso. Questa è un po' una tradizione di Postgres che è nato in ambienti Unix e quindi associa a ogni connessione un processo Unix. Tipicamente oggi è un processo Linux, quindi si va tranquillamente bene con anche la crescita dei processi, però proprio nella storia della fatturazione elettronica eravamo arrivati nelle nostre prove pre-live, diciamo, a scoprire che quando salivamo tanto col numero di connessioni, effettivamente il task switch di Linux incominciava ad avere delle difficoltà e quindi era molto molto importante tenere bassissimo il numero di connessioni. Tanto per darti l'idea, eravamo passati da un paio di migliaia di connessioni, siamo riusciti a scendere a stare sempre sotto i 100 nell'uso normale. Questo è stato fatto appunto con grande attenzione, limando, come dicevo prima, con grande osservabilità delle procedure, quindi andando a limare in parecchie caratteristiche. Per esempio, banalmente, quando hai dei picchi, apri più connessioni. Ecco, è molto importante rientrare molto presto da questi picchi, quindi creare programmi resilienti che possano anche essere
diciamo, espandersi, ma poi che siano capaci di recuperare molto rapidamente. Ecco, su queste condizioni qua, effettivamente l'idea della condivisione delle connessioni fa condividere delle risorse del database e effettivamente il database riesce a lavorare in maniera ottimale anche se i volumi diventano molto, molto grandi. Ecco, questo, quindi questa qui è un'altra forma di multi-tenancy particolarmente importante e la usiamo in parecchi casi. Poi arriviamo, se vuoi, all'ultima forma di multi-tenancy ancora in grande parte comune, che è quella di utilizzare database diversi all'interno della stessa istanza di database. Quindi qui creiamo una separazione completa tra i client. Gli applicativi devono essere fatti in modo da poter parlare con un database o con un altro database, insomma, lavorando bene a livello di framework si riesce a fare senza grosse difficoltà. Se vuoi, il fiore all'occhiello che abbiamo noi è che riusciamo addirittura a fare procedure che usano database diversi, quindi posso avere un client che mi usa Oracle e un client che mi usa Postgres o un client che mi usa SQL Server, partendo dalla stessa application server. Ecco, questa è la forma che permette di tenere più separati possibile, questo è importante per clienti molto grossi, dove allora sostanzialmente tieni l'applicativo in comune, cioè l'application server in comune, proprio perché allora si riesce a scalare molto meglio, a dare anche molto meglio la continuità del servizio, perché anziché mettere un application server, ne metti 4, 5, 6, 10 application server che condividi, poi ognuno va sul suo database, ma questo vuol dire che qualora dovesse cadere un sistema andare in sofferenza per attività, per uso da parte dei clienti che sono in quel momento lì, si può tranquillamente muovere utenti di qualunque cliente su qualunque di questi application server, pur mantenendo completamente staccato il database. Poi a sua volta questi database saranno all'interno di istanze di database, i quali comunque hanno tutti i meccanismi loro per ottimizzare l'uso della memoria, l'uso della CPU stessa. Allora anche qua, per esempio, si scoprono tante piccole cose. Per esempio, alcuni database tendono nel momento in cui a darti la risposta più velocemente possibile, per cui cercano di usare le più CPU che hanno a disposizione, magari caricando però il sistema su un singolo utente. Altri invece sono molto più conservativi e molto più anche configurabili, per cui dici, non so, in questa condizione mi conviene dare al massimo due CPU o tre, quattro CPU per la singola query, anche quando può essere parallelizzata, e tenere un po' indietro il parallelismo, proprio perché so che sto lavorando su istanze di database che stanno servendo più persone. A dove arriviamo? Beh, arriviamo a dei numeri pazzeschi, cioè noi siamo arrivati a caricare anche 1.000 database su una singola macchina, per carità, poi sono macchine carrozzatissime, però siamo arrivati a dei numeri veramente molto, molto, molto alti. Però appunto dopo si possono anche avere condizioni di tipo diverso, per esempio, poi isolare il cliente importante che ha il suo database completamente separato con questo tipo di multi-tenancy. Oltre questa, direi che c'è la non multi-tenancy, perché a questo punto hai separato il database, separi anche l'application server, e quindi abbiamo un livello dove non, il cliente è così grosso che ha l'impianto per lui, insomma. Esatto, semmai dopo la multi-tenancy viene gestita in un altro senso, che magari, che ne so, c'è una parte di autenticazione, autorizzazione che è seconda, magari se l'accesso è lo stesso per tutti, ti rimanda verso un cluster o un altro. No, ma questo qui è molto interessante come suddivisione, è anche proprio, è stato molto importante aver visto anche i criteri, perché effettivamente gli scenari cambiano parecchio. Per dire, nelle mie stesse soluzioni, a suo tempo io ho affrontato soprattutto questi ultimi tre casi, quindi quelli in cui non c'era una multi-tenancy di tabella, in realtà erano soluzioni single tenant perché c'erano schemi o database separati o addirittura proprio anche la parte applicativa completamente diversa. E tanto capisco cosa vuol dire con Postgres perché è stato il mio primo database e effettivamente a suo tempo c'era qualche problema da quel punto di vista quando
c'erano molte connessioni, quindi effettivamente c'è stato da lavorare, quindi è stato la soluzione che hai indicato è molto interessante, quindi diciamo fare una sorta di pooling delle connessioni da quello che ho compreso. Sì, assolutamente sì. Allora guarda, ti do due o tre curiosità se vuoi proprio come cosa. Ci sono i sistemi di pooling delle connessioni, adesso PG Bouncer per esempio è il più noto, no? come sì. Sistema. PG Bouncer però è single thread, quindi effettivamente ti accompagna bene nel pooling delle connessioni, ma poi soffre di questa cosa, perché adesso ci sono anche dei tentativi di costruire dei PG Bouncer multithread, però insomma bisogna sempre stare molto attenti. Noi abbiamo preferito una strategia diversa, abbiamo costruito un pooler dove abbiamo appunto ottimizzato questo tipo di cose rispetto a quelle che sono le nostre applicazioni, e appunto siamo riusciti a stare molto bassi come numero di connessioni. Poi dipende sempre dal tipo di applicazione, perché ci sono applicazioni che riescono a dare anche 30, 40, 50 utenti per connessione, altre che per come sono costruite invece fanno molta più fatica a scalare e a condividere le connessioni. Però anche tutto questo nasce da questa origine di Postgres nel mondo Unix. Postgres nasce come progetto di ricerca, no? A Berkeley, quindi il professor Ferrari e Stonebreaker collaboravano assolutamente su queste idee nuove, perché Postgres era il database temporale, il database oggetti. Poi negli anni 90 ci sono stati questi due studenti che l'hanno tolto la parte di linguaggio che era stato sviluppato solo per Postgres, l'hanno messo l'SQL, tant'è che il nome esatto è PostgresQL, poi noi lo chiamiamo sempre Postgres. Sì. Però è rimasto questo retaggio Unix, per cui la connessione è il processo, quindi effettivamente c'è molta attenzione nel tenere basse le connessioni, cioè la connessione consuma parecchio. Però hanno proprio di recente hanno trovato, è stato uno dei maintainer di Postgres, ha scoperto che c'era un'operazione molto grande, che è quella di capire qual è la transazione, l'ultima transazione che hai esplorato. E oggi Postgres dalla 14, con la 15 migliora ancora di più, risponde molto molto meglio alle connessioni, soprattutto perché il problema reale erano le connessioni in idle, cioè se il database lavora c'è poco da fare, sta lavorando, e quindi cosa vuoi farci? Hai avuto il task switch, anzi forse alle volte comunque il task switch c'è anche quando hai thread. L'importante, il problema di Postgres era che il task switching era pesante, ci metteva molto a capire quando una connessione non stava lavorando, quindi di fatto le connessioni in idle portavano via molto e le connessioni in idle di solito possono arrivarti o perché hai programmato male, o perché c'è stato appunto un picco e stai scendendo dal picco. Ecco, noi appunto abbiamo in realtà fatto questo lavoro. Noi abbiamo fatto su Postgres, abbiamo fatto due lavori che ci hanno permesso di ottenere delle prestazioni molto elevate. Uno è stato questo di essere estremamente aggressivi nell'andare a chiudere le connessioni che non venivano usate. Quindi sostanzialmente abbiamo fatto due tipi di attività nei nostri pooler. La prima è quello di cercare di far invecchiare più rapidamente le connessioni. Quindi tutte le connessioni cerchiamo di riusare quella che è stata appena liberata, in modo che quelle che sono state liberate da più tempo diventano più vecchie. E quindi dopo raggiungono prima il tempo di chiusura della connessione. Di solito la chiudiamo dopo un 5-10 minuti, dipende un po' dal tipo di applicazione. Però hai un picco, è meglio tenerle aperte, perché se ti arrivano questi client che ti chiedono le cose, è meglio averla già aperta la connessione. Però poi quando l'hai fatta invecchiare, è meglio chiuderla, così si libera le risorse. Soprattutto non hai una connessione in idle che ci mette tanto tempo quando hai questo giro che ti dicevo. Ecco, questo tipo di cosa oggi è diventata meno pressante, proprio perché queste cose nuove che hanno fatto su Postgres riescono a capire molto più rapidamente, quindi hai il peso del task switch di Linux. Devo dire che anche Linux è cresciuto tantissimo, l'abbiamo visto tra la 3 e la 5, una velocità enorme di cambio di capacità appunto di muovere il processo, così come per esempio abbiamo visto che FreeBSD dalle nostre prove regge meno il carico basso, però risponde meglio, resiste di più al carico alto. Ecco, questo è
Sono tutte curiosità poi che vengono fuori appunto quando fai così tante cose. Poi la seconda cosa che abbiamo fatto particolarmente interessante è appunto abbiamo associato al nostro pooler la capacità di leggere dei secondari. Quindi con Postgres si riesce a costruire queste topologie di database, le costruisci tu perché ti puoi mettere il primario con il secondario, due secondari in serie, due secondari in parallelo. Ecco, abbiamo fatto la possibilità di leggere dai secondari. Questo scarica il primario, che qua ci vuole un po' di attenzione. Puoi fare questo quando la persona non ha scritto. Di solito il tempo di trasmissione è molto, molto rapido, qualche millisecondo. Però, adesso, per esempio, teniamo una persona che solo legge, ce cioè ne sono tantissime che arrivano e leggono, no? Vogliono consultare, appunto, ma la fattura è stata accettata dallo SDIO, no? Ecco. Quella lì legge, non scrive, legge e basta, e quindi quello lì lo possiamo tenere sui secondari. Se poi si comincia a fare invece l'attività, allora lo spostiamo sul primario. Ma questo ci ha permesso di ottenere delle topologie interessantissime con disaster recovery e distribuzione dei carichi in modo appunto decisamente interessante. Beh, sì, tutto questo ci fa capire che il mondo della multi-tenancy e tutte queste raffinatezze effettivamente hanno una complessità importante, che pensavamo anche al caso che dicevamo prima di filtrare nelle tabelle piuttosto che avere tabelle multi-tenant, quindi delicate. Ecco, tutte cose che un po' no, stavamo iniziando ad accennarlo, possono portare anche dei problemi, anche un po' cognitivi in un certo senso per i programmatori, perché dovendo tenere in considerazione tutti questi aspetti, dovendo costruire per bene le query e così via. Cioè, a un certo punto forse conviene avere un qualche strato, un qualche framework che mi immagino che è quello a cui poi sei arrivato per avere un'astrazione da questo punto di Assolutamente vista. sì, anche perché è fondamentale che tutte queste attività di multi-tenancy siano fortemente mediate in modo che il programmatore non possa fare lo svarione, sarebbe tragica. Quindi tutte queste attività di multi-tenancy devono essere assolutamente assicurate da un framework di gestione della multi-tenancy che ti permetta di impedire a priori l'esistenza dell'errore. Perché io seguo molto Dijkstra, il test permette di rilevare l'errore, non di assicurare che non c'è. Quindi assolutamente è importante costruire in modo che sia virtualmente impossibile per il programmatore bypassare le verifiche, diciamo, per impedire di mescolare i dati, no? Che sarebbe la cosa più tragica di tutte. Quindi, per esempio, nei nostri framework il programmatore fa riferimento a un nome di tabella virtuale, quindi non scrive mai la query esatta, ma scrive una forma di pre-query che viene mediata dal framework, mettendo che aggiunge quello che è necessario per garantire la multi-tenancy. Non può scrivere io voglio vedere quella tabella, ma dice io voglio quella tabella fisica, ma voglio vedere quella tabella, chiamiamola virtuale, e quindi poi il framework decide qual è il filtro che deve essere applicato, quali sono gli schemi a cui deve essere portato, qual è la tabella reale che deve essere utilizzata. In questo modo qua effettivamente il programmatore non può sbagliare. Anche qui c'è un episodio interessantissimo, perché a un certo punto c'era un database che si fermava. Boh, che cosa c'è? Abbiamo scoperto, siamo riusciti a. Ho due casi in cui il database sostanzialmente ci ha detto: non voglio fare la query. E questo è interessante perché. Allora, il primo caso è stato appunto nella multi-tenancy, una query fatta per gli amministratori dei sistemi. Quindi l'amministratore aveva diritto a vedere più database. Ma la query veniva composta di fatto mettendo in union le query dei vari database. Praticamente spedendo al database una query da 80 giga di testo SQL, il database andava in autoprotezione. Ed Mamma mia, effettivamente dici, che bastonata. che bastonata, 80 giga, una frase SQL da 80 giga riesce a mettere in crisi anche i database più blasonati, ecco, come tipo di cosa. Ecco, l'altro caso in cui il database mi ha detto che non voleva fare la query era invece una join senza filtri, una natural join senza filtri. Il database aveva stimato praticamente, non mi ricordo la cifra, ma era più del numero di atomi dell'universo, quindi ha detto no, non la faccio perché.
Mi piacciono questi aneddoti. Sì. No, guarda che interessante, cioè scoprire il programma che si rifiuta di fare una cosa che tu gli hai chiesto, no? Cioè, ma che è? Intelligenza, cioè stupidità artificiale, no? Cosa vuole questo, no? Che non mi risponde. Poi analizzi, effettivamente, un po' di ragione ce l'aveva. Sì, sarà sempre bello testare i limiti dei nostri sistemi, applicazioni. Anche sì, ma se quella è da 80 giga, dati. Devo dire che è molto difficile vederla. Mamma mia. No, ma è tutto molto interessante, infatti, anche questo qui, per far capire che effettivamente quello della multitenancy, di questo tipo di applicazioni, può raggiungere complessità molto importanti, anche dal punto di vista, tra l'altro, anche delle personalizzazioni, no? Anche quello stavo iniziando a facilitare, che mi interessa molto, perché, ad esempio, anche con i diversi clienti, no? Che si ritrovano proprio questo problema qui, delle personalizzazioni, no? Che molte volte non riescono a risolvere per tutta una serie di motivi. Quindi mi chiedevo invece, nel tuo caso, come hai avuto modo di affrontarlo. E questa è l'altra nota dolente della multitenancy, il fatto che tu riesci a fare una condivisione, però devi condividere un prodotto che è estremamente standardizzato. Col crescere del prodotto di solito si va sempre su personalizzazioni, cioè il prodotto super standard va bene col cliente super piccolo di solito, no? Cioè mentre... quando si arriva a questi dove ti hanno nominato gli schemi o i database separati, ecco che allora lì sono quei posti dove il cliente comincia a chiederti la stampa, la personalizzazione, il piccolo workflow, comincia a chiederti tutta una serie di attività per adattare il software alle sue reali esigenze. Ecco che allora anche in questo caso qui, appunto bisogna prevedere la possibilità di creare delle personalizzazioni a partire da base comune, quindi sicuramente per esempio la parte comune può essere messa in un'immagine Docker, ma a questo punto ti rifarai a qualcosa fuori per le parti personalizzate, e tipicamente le parti personalizzate cercherai di costruirti dei sistemi low code, no code, che ti permettano di alterare questo tipo di cose. Allora, per esempio, il cliente ti chiede tantissimo delle visualizzazioni, quindi sono query con filtri. E allora noi abbiamo costruito tutta la possibilità di creare nuove query che a questo punto fanno parte del tenant, non sono query comuni, ma sono solo del tenant. Ti chiede di personalizzare le voci di menu, cioè l'insieme di come presenti l'applicativo, e molto spesso l'applicativo oggi non è caratterizzato dal menu, ma è da alcune pagine che fanno da porta d'ingresso all'applicativo. Navighi sui dati, navighi soprattutto dei workflow. Ecco che allora abbiamo creato appunto la possibilità di creare queste pagine aggiuntive che diventano personalizzate sul cliente. Queste piccole attività, come appunto possono essere, abbiamo chiamato i portlet, pagelet, sono tutte attività in più che finiscono nel tenant e che si aggiungono a una architettura sottostante, magari dopo appunto racconterò, infatti molto alla hexagonal architecture, poi anche alla clean architecture, e sulla clean architecture quindi costruiamo dei business object transazionali che sono fortemente riutilizzabili, sui quali per esempio possiamo inserire delle interfacce completamente nuove. Allora la parte transazionale resta totalmente quella di fabbrica, proprio perché vogliamo garantirci che non ci siano problemi qualitativi, non ci siano appunto poi errori, no, nell'insieme delle cose. Ma la parte di interfaccia, cioè come questo appare al cliente, quindi il cliente per esempio può nascondere campi, spostare campi da una pagina all'altra, può fare questo tipo di attività qui, ed ecco che allora la personalizzazione, anche se sono tutti sullo stesso application server, sono tutti con lo stesso database, o meglio con un bel motore di database, bello carrozzato, una bella batteria di server davanti, però ognuno in realtà vede l'applicazione, la sua applicazione, che ha delle personalizzazioni che però, come dicevo, rispettano sempre quello che è la parte, il cuore transazionale, quello è meglio non lasciarlo alterare in questa via. Se lo si vuole alterare, allora ovviamente si deve intervenire a livello insorgente, si può fare, però è uno step successivo. Insomma, allora a quel punto ti stai staccando dal tenant e ovviamente cambiano i costi, cambia tutto il modo con cui si gestisce. Ma invece tante cose più di base si riesce a fare. Sì, praticamente si innescono anche tutta una serie di sfide proprio anche tecniche, ad esempio anche proprio come organizzare i rami di sviluppo su repository,
come impostare anche le politiche di deployment. Sono veramente tanti poi scenari da considerare che poi portano in alcuni casi ad avere anche dei problemi di compatibilità. Tra l'altro anche la stessa configurabilità portata molto in avanti anche con le soluzioni no code a sua volta può anche questi in alcuni casi portare a dei problemi di testabilità delle tante medie di combinazioni possibili. Quindi non so se anche questa è una cosa in cui ti sei mai imbattuto. Sì, sì. Dipende... Sì, 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 è assolutamente. Sai, una delle cose appunto che portiamo è quello dell'idea del business object che è nella sua natura transazionale inalterabile. Quindi non posso cambiare... fattura, per dire, posso cambiare l'aspetto della fattura, perché posso aggiungere dei campi, ecco, questo sì, posso aggiungere dei campi che magari appunto poi entrano in workflow che possono essere specifici dell'azienda, però l'importante, c'è un limite che se superi quel limite dopo cadi nella... guarda, facciamo un esempio più semplice di tutti che però è veramente lampante, no? Io vorrei personalizzare le mie tasse, sarebbe una grande cosa, ecco, però capisci che è proprio un punto dove forse è meglio non personalizzarle perché ti torna indietro. Sì. Infatti, infatti. Ah, guarda, una cosa che anche qui possiamo considerare collegata a questi temi qui, no? Abbiamo visto tutta questa gran complessità dal punto di vista della multitenancy, eccetera, no? Che è una ampia parte della tua esperienza nel tempo, perché tutte queste cose qui le hai viste su volumi veramente grandi. Ah, e sì, anche in guarda, tanti anni, no? Ti dico banalmente, ho appena chiuso prima di questa intervista una, un check con una procedura di gestione degli hotel che è basata sulla prima forma di multitenancy, quella della filtratura, e quindi anche lì parecchi hotel. Abbiamo le procedure di livello più basso, quelle più semplici, di contabilità più semplici, dove abbiamo appunto centinaia di migliaia di clienti, e è ovvio che lì ci sono delle forme di multitenancy, quindi sono numeri estremamente importanti. Ti nominavo la fatturazione elettronica, sono 1 milione di fatture al giorno che girano, quindi provi a immaginare adesso 1 milione di fatture, poi c'è la curiosità, no? Ma me l'hanno accettata o no? Quindi un milione di fatture genera 5-10 milioni di richieste, di vediamo se sono pronte, cioè, c'è chi si attacca proprio lì a vedere ogni 3x2 se la fattura è stata girata. Tra l'altro anche là ci sono storie, quando siamo partiti era tutta l'Italia che non sapeva esattamente come fare, abbiamo avuto 2 mesi di passione, insomma, 2 mesi di passione sono stati per tutti, insomma, ministero sì, compreso. Sì. Ha generato un po' di ansia generalizzata. Ha generato questa. Un po' di ansia, pian pianino, poi pian pianino si è visto che le cose funzionavano. Ma sai, ci sono degli esempi anche bellissimi, per esempio mi pare una delle ultime cose dove veramente c'è stato un problema grossissimo, mi pare che fosse verso febbraio, appunto quando è partita la fatturazione elettronica, in realtà era successo che InfoCert un giorno non faceva più le firme, questo ha creato una... problema in cascata, che è stato pazzesco, perché InfoCert ha poi propagato un altro, che ha propagato un altro, che ha propagato al ministero, che ha propagato, cioè veramente era successo l'ira di Dio per uno che apparentemente era appunto la firma, mica tutte si firmavano, eppure questo ha creato, poi pian pianino appunto queste cose si sono sistemate, che sono volumi importanti, non sono appunto numerini, non sono 5 clienti o 50 clienti, qui parliamo di decine di migliaia di utenti ogni giorno. Sì, con un'interdipendenza tra tutti questi servizi che è veramente, veramente forte. Sì, Infatti. ecco, molto importante separare anche dove è possibile, dove si vede, tenere il bounded context in modo tale da evitare, no, contaminazioni, da tenere velocità diverse. Importantissimo. Sì, no, chiaro. Ma no, diciamo, quindi, da una parte, molto dalla tua esperienza, proprio l'hai portata avanti proprio sui team no applicativi, multi-tenancy, eccetera. Allo stesso modo, immagino che proprio per via di tutte queste esperienze hai avuto a che fare anche con tanti sviluppatori nel tempo Certo. e anche con diversi, no, livelli di complessità, diversi tipi di persone, diversi livelli di maturità di queste persone.
E quindi questo mi porta un po', no, a aprire un po' quello che è il secondo argomento macro del quale volevo parlare con te, visto proprio sfruttando un po' tutta la tua esperienza, che è un po' quello appunto dei bias cognitivi, perché sicuramente qui ne avrei viste tante, ecco. Se ne vedono tantissime, se ne vedono ogni giorno. E secondo me poi è proprio il mestiere dell'informatico, diciamo, che cade su questo tipo di cosa, perché noi siamo chiamati a risolvere i problemi di altri. No, quindi cioè, non è che lo storico fa il lavoro dello storico, noi invece facciamo il problema di quell'altro che deve, appunto, che ne so io, dal dentista al ristoratore, no? Come tipo di cosa. Quindi effettivamente ci troviamo di fronte alla necessità di imparare settori che non sono i settori nostri, no? E in fondo ho nominato più volte la fatturazione elettronica, è un settore tutto nuovo, bisognava imparare, l'Italia ha imparato, no? In quei mesi l'Italia ha imparato. Sai, devo dire che noi abbiamo una sede in Brasile e il Brasile aveva la fatturazione elettronica prima dell'Italia, quindi avevamo già intuito che cosa poteva essere. Poi in Italia c'era la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, ma era di fatto qualcosa di piccolo, non si era imparato tanto da quella fatturazione elettronica. Invece avevamo percepito di più dalla sede brasiliana che cosa succede quando allarghi a tutti, no? Però appunto il problema è proprio questo, cioè ti trovi a dover sempre imparare e l'informatico deve imparare sempre, impara sempre per il suo settore che continua a sfuggirti sotto, quindi ogni giorno devi imparare, reimparare tutto, cioè pensa adesso a una super competenza COBOL come è diventata da core competence una core rigidity, no? Cioè, questa è la cosa che succede purtroppo, ma di qualunque cosa, impari l'SQL e esce il NoSQL, impari l'HTML e esce l'HTML5 o qualcuno che ti dice che c'è qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi diciamo che in tutti gli anni ho imparato che si impara sempre. Questo è assolutamente, direi, no, una costante. Però allora ci troviamo inondati anche di informazione, perché ognuno cerca di dire la sua, quindi ci troviamo con un eccesso di informazioni, la necessità di agire molto velocemente, è molto spesso difficile riuscire anche a capire il significato delle cose che hai di fronte, no? E poi dobbiamo muoverci su terreni appunto che si conoscono fino a un certo punto. Quindi credo che l'idea che l'informatico in queste condizioni possa cadere in un pregiudizio cognitivo, diamo il nome italiano, bias all'inglese, però un pregiudizio cognitivo è veramente, diciamo che non possiamo neanche farcene una colpa, cioè dobbiamo solo imparare a riconoscerli e cercare di difenderci da questi bias quando ci accorgiamo che ci stanno venendo addosso. Sì, infatti, no, è già descritto benissimo, infatti, proprio le condizioni effettivamente che fanno un po' da scenario a tutta questa serie di bias. E più o meno quali sono quelli che tu hai visto più, diciamo, importanti nel tempo? Allora, guarda, sicuramente il primo è il Dunning-Kruger. Dunning-Kruger è praticamente quando ti muovi in un campo nuovo, dopo un po' incominci a riuscire a fare qualcosa, no? Ecco, in questo senso qui, questo ti dà un senso di onnipotenza, un senso di capacità, perché non sai ancora di non sapere. Ecco, e ti muovi con grande sicurezza, ma è una sicurezza malfondata. Poi ti accorgi che invece dovevi conoscere di più. Allora, questo Dunning-Kruger è stato appunto studiato da questi due psicologi che hanno scoperto che questa sensazione di sapere è diffusissima, ma in tutti i campi. Allora portavano gli scacchi, il tennis, ma tantissimi altri settori. Allora, guarda, visto che ho nominato gli scacchi, io stesso sono caduto in un Dunning-Kruger incredibile con un gioco che mi piace molto, Lex. È un gioco, non so se lo conosci, un gioco di connettività, praticamente è sempre un gioco da scacchiera, solo che è molto rapido, gli scacchi purtroppo sono lenti, allora invece la partita dura 10 minuti, insomma, ce la si cava abbastanza. Mi piaceva molto, avevo trovato dei programmi, dopo un po' ho imparato e battevo tutti i programmi, quindi mi sentivo veramente, no, molto molto bravo. Poi ho scoperto un sito di giochi, mi sono preso di quelle ramenate, che cioè veramente il mio Dunning-Kruger si è rivelato in tutte le
in tutta la sua portata, capito? Ma se questo è per il gioco, quante altre volte ti sentivi di aver capito quel prodotto e poi scopri che invece avevi letto le prime 5 pagine del manuale, c'erano altre 500, che sarebbe stato meglio sfogliarle tutte invece che fermarsi a quello che ti bastava, no? E poi anche questo rispetto alle parti tecniche, ma poi quando vieni chiamato, no? Anche in un terreno da parte di un cliente che ti chiede di sviluppare una procedura, tu cominci a parlare col cliente, dopo un po' ti sembra quasi di sapere più di lui. Non è così. Non è così. Cioè, per carità, io dico sempre, il cliente conosce il problema e tu conosci la soluzione, nel senso che la soluzione ha degli ingredienti informatici, non puoi chiedere al cliente, qui io vado un po' contro le cose dell'agile, non puoi chiedere al cliente se vuole il database NoSQL o se preferisce la terza forma normale. Quella è una roba tua. Però lui conosce molto bene il settore dove si muove, conosce, magari tu glielo riesci anche a razionalizzare, però bisogna sempre stare molto attenti che la sensazione di sapere ti può aggredire, in realtà non sai di sapere, non sai ancora di non sapere. E poi ci sono i livelli, no? Si va avanti perché dopo diventi lo studente che allora incomincia ad avere una conoscenza organizzata e che tu non hai ancora esplorato, quindi riesci a studiare, poi vai avanti, diventi l'esperto, il laureato è l'esperto nel settore che hai scelto e poi sopra ancora c'hai il maestro, quello che fa le cose giuste senza sapere neanche ormai perché, però le fa giuste. Ecco, questo, ecco, su questa cosa qua, Dunning-Kruger è interessantissimo che se guardi il Life Diagram di Gartner, di fatto sta fotografando un Dunning-Kruger gigante a livello mondiale sulle nuove tecnologie. Cioè, si vede che è esattamente quello il Dunning-Kruger, cioè l'idea che non conosci, pensi delle cose meravigliose, poi cadi nella disillusione perché scopri i problemi oltre alle cose belle, poi pian pianino vai verso il plateau della produttività, la conoscenza reale, la competenza reale, e a quel punto effettivamente non hai più questo problema. Ecco, questo bias cognitivo si attacca al secondo, così che io vedo, che è quello del bias di conferma, cioè che alla fine, quando sei in questa prima fase, cerchi sempre chi ti dà ragione e scarti quello che non ti dà ragione perché non lo conosci ancora, non lo sai capire, no? E allora, così, per esempio, viene fuori quello che io chiamo il full stack overflow developer, cioè il developer che va su overflow, su stack overflow e riesce, no, a trovare la soluzione, quindi si sente anche bravissimo perché ha trovato qualcuno che gli conferma che le cose sono come dice lui, basta mettere un asterisco là e tutto funziona. Poi ti arriva l'hacker groenlandese che ti ha bucato e tu dici: ma come? Dalla Groenlandia, ma non arrivano tutti dalla Russia? No, era il primo che è arrivato, ti ha bucato, tu semplicemente non avevi capito quali erano le conseguenze di quell'asterisco. Ecco, questo è la cosa, se vuoi, no? L'insieme di questi due, non sai ancora di non sapere, ti affidi alla prima cosa che ti dà ragione. E i risultati poi sono appunto il full stack overflow developer, cioè quello che Sì, viene. già questo spiega molte disfunzioni che si possono vedere in tanti team, dal junior che è super sicuro al senior che certe volte sembra la persona più insicura di tutte, ma perché ha capito di non sapere. E Certo, ma stessa cosa. quello che dico è studiate sui libri, almeno perché il libro è l'indice. Capito? Stack Overflow ha 5 pagine, cioè ha 5 risposte, no? A quello che trovi là nella cosa. Il libro è l'indice, almeno ti fa vedere che c'è qualche cos'altro. Ti dà la consapevolezza che forse c'è anche qualche cos'altro da sapere prima di. E non basta muoversi, cioè. Oggi è facilissimo buttare insieme, prendo questo, quell'altro, quel terzo, metto insieme, dopo 2 secondi c'hai un applicativo che ti serve 300 clienti. Aspettiamo qualche mese e vediamo in realtà che cosa hai costruito davvero. Sì, purtroppo sono anche alcuni framework che un po' incentivano questo tipo di approccio. Poi quando effettivamente si raggiungono delle scale da prodotto reale, magicamente non funzionano. Guarda, c'ho un'altra massima di Edison e la riporta sempre anche Torvalds. Quando lavori, 1% inspiration, 99% sudore e fatica. Quindi se ti accorgi che non stai facendo fatica, probabilmente stai prendendoti l'1% facile, ma il 99% Vero, vero.
No, interessante anche questa prospettiva qui. No, ma questi bias sono veramente qualcosa di pervasivo nel nostro mondo proprio per le condizioni che hai espresso prima. Ce n'è anche qualcun altro che Ah, hai sicuro, visto? sicuro. Allora, l'effetto IKEA, c'è una sopravvalutazione di quello che tu costruisci, no? Si sono accorti che se chiedi alle persone il valore del mobile IKEA è di solito percepito superiore a quello dello stesso mobile montato da qualcun altro. Cioè, nel momento in cui tu metti una tua cosa, cioè proprio è stata studiata questo tipo di cosa, cioè il tuo lavoro fa sopravvalutare, ma pensa che è stata osservata questa cosa anche negli animali, cioè ci sono degli animali, uccelli che costruiscono il loro nido e che gli preferiscono quel nido perché l'hanno fatto loro, no? Quando magari sarebbe meglio spostarlo, mettersi da un'altra parte, cioè effettivamente questo effetto di sovrappesare quello dove c'è il tuo... La tua fatica, chiamiamolo così, il tuo lavoro, effettivamente è un'altra cosa che si vede alle volte, appunto, uso questo, prima ti ho parlato di un puller super raffinato, perché non PG Bouncer? Ecco, è molto anche questo, bisogna stare estremamente attenti, make or buy. Ecco, sul make c'è una sopravvalutazione del make, bisogna fare molta attenzione, di non innamorarsi di quello che si è costruito, ma valutare sempre con grande oggettività quello che hai di fronte, perché alle volte quello che hai fatto è molto molto bello, ma quello che hanno fatto gli altri, magari tanti insieme, effettivamente è fatto meglio del tuo. Penso adesso al mobile IKEA, non so, a me non è il mobile IKEA, dopo qualche anno si disfano in maniera assolutamente. Sì, infatti, anche questo qui è un altro bias che... Man mano che tu li racconti mi vengono in mente tante persone distinte, alcune hanno un po' tutte queste cose che stai dicendo. L'hai detto prima te, cioè queste sono osservazioni di tanti sviluppatori e ripeto, lo sviluppatore effettivamente ha una sua psicologia, ha una sua, cioè la persona che diventa sviluppatore è un po' tignoso, no? Alle volte si fissa, vuole raggiungere la soluzione del problema, però peraltro ha una grande capacità di problem solving, una grande capacità di imparare, una grande capacità di lavoro di team, quindi sai, su questi profili vengono fuori poi questo tipo di cose. Ecco, per esempio, qua arriviamo, ne ho ancora due se vuoi, no? L'effetto carrozzone, a un certo punto il mondo dell'informatica con una certa periodicità viene percorso da mode dove tutti si buttano su queste mode e poi scoprono, sì, dopo la moda passa, ma intanto i danni restano, no? Cioè, effetto carrozzone, io dico, forse questo è anche un pensiero molto da CTO, dove vado a unire il business alla tecnica, effettivamente ci sono delle cose che vanno benissimo scritte anche in C, anche se oggi è di moda il Go, ecco per dire, no? Come tipo di cosa. Va benissimo, cioè, l'importante è raggiungere il risultato. Non è detto che quello che è di moda nell'ultimo momento sia effettivamente il tutto rose e fiori, ma se vuoi una cosa che si è vista anche in discussioni, così che ho sentito anche in altre puntate, banalmente per esempio prendo un linguaggio di programmazione un po' esoterico, mi tengo sulle cose un po' più tradizionali, ecco sai che da una parte troverai gli sviluppatori, dall'altra parte farai molto più rapidamente, no, lo sviluppo probabilmente perché quel linguaggio specifico ti risolve il problema che hai di fronte, però poi dopo non trovi sviluppatori, quindi magari un po' più di fatica e portarti dall'altra parte, anche là sono, poi si vede, no, quale conviene utilizzare, quale conviene fare, però un certo effetto carrozzone ogni tanto da noi ce lo percorre, insomma, cioè vedo appunto persone, non so, per esempio adesso parli di microservizi, tutti ti dicono Netflix, e vabbè, ma io non so Netflix. Cioè, non so se sei d'accordo, no? Come sì, tipo di cosa, cioè, va benissimo, però cala la tua realtà, ecco, non seguire perché. E qui si arriva all'estremo dell'effetto carrozzone, se vuoi, che è il cargo cult. Questo per me è veramente bellissimo. Questi aerei di paglia che hanno trovato nelle isolette del Pacifico, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale erano arrivati questi aerei, portavano cibo, portavano tutte queste isole, era il primo contatto di certe popolazioni, poi gli aerei vanno via, la guerra finisce, sparisce l'uomo, il giapponese o l'americano che arrivavano appunto con queste cose qua, questi si mettono a fare questi aerei nell'ottica di richiamare ancora il Dio che arriva con l'aereo. E da questo il cargo cult, però il cargo cult lo si vede
Ma in 3x2, adesso prendiamo per esempio le auto americane degli anni 50, tutte con le pinne. Cosa servivano le pinne? Forse Batman aveva bisogno delle pinne, ma probabilmente c'erano stati dei prototipi, era l'era dove partivano i jet. Allora l'idea che l'ala, l'aerodinamica, no? E poi a un certo punto sono sparite. Adesso, per esempio, lo si vede con la forma dell'aspirapolvere. Dopo il successo del Dyson, tutti hanno questi cornetti, alcuni sono palesemente finti, però si spera che ci facciano migliorare, no? Il cargo cult programming addirittura è stato messo il marketing e piegato dal cargo cult. Faccio quello perché penso, ho visto che lui ha avuto grande successo, ma Guarda, bellissima questa carrellata di bias perché veramente descrive tante situazioni e anche il risultato finale, anche in termini di prodotto, che effettivamente rispecchiano un po' tutti questi schemi mentali che è bene esserne consapevoli a un certo punto, perché è proprio qui proprio la consapevolezza, non sapere che ci sono questi tipi di appunto pregiudizi cognitivi, poi porta un po' a fregarsi da soli. Nel momento in cui invece si capisce che effettivamente si può essere vittima, tra virgolette, di questo tipo di effetti, ecco, saperlo, magari un po' con questa autoconsapevolezza ci può far sì che ci mettiamo in discussione e magari ci ritariamo, evitiamo invece di fare errori da novizi, ecco. Quindi no, molto interessante insomma l'esperienza che hai riportato perché la ritengo veramente fondamentale, cioè veramente ripenso a tanti team, no, dove ho anche fatto io stesso consulenza, proprio queste cose qui sono quelle che spesso gli hanno un po' portato dei problemi anche importanti, insomma. Su questo ti volevo chiedere se avevi anche qualche risorsa da consigliare o anche su altri temi. Ah, assolutamente sì. Allora, guarda, la prima risorsa che assolutamente consiglio, guarda, ce l'ho anche qua, lo faccio vedere, è Clean Architecture, l'ho anche nominato prima, no? Clean Architecture è un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo perché fa proprio un percorso partendo dal piccolo, spiega tutti i principi del solid, quindi single il principio di Liskov, single responsibility, insomma, spiega molto bene come vuol dire programmare bene, programmare oggetti, programmare in maniera funzionale e poi sale facendo vedere come tutto questo però è nel piccolo e nel grande trovi la modularità e quindi l'architettura. Anche qua sono due assi, diciamo, per me abbastanza ortogonali tra loro, ma c'è la modularità, quindi come dividi, e poi l'architettura che appunto qua definisce come l'arte di poter riconsiderare le scelte, cioè strutturi il programma in modo tale da poter domani ritornare indietro su quello che avevi scelto. Ecco perché trovo che queste due cose siano appunto ortogonali tra loro, modularità e architettura, e poi effettivamente racconta, questo parte dall'Hexagonal Architecture, si va avanti, racconta come strutturare le procedure in modo tale che abbiano le caratteristiche che dicevamo, quindi una forte riusabilità, un core che resta stabile, che viene contornato da interfacce alternative, altri che usano queste API, insomma, l'ho trovato molto molto bello, molto anche facile da seguire. E è una bella lettura, ecco, che mette tante tante cose sul terreno. Poi un libro che assolutamente penso che vada consigliato a tutti quanti è Domain Driven Design di Evans, eccolo qua per chi lo può vedere. Questo è interessantissimo perché oggi appunto credo che siamo entrati nel mondo che prediceva lui, cioè dove la semantica e l'analisi del dominio siano diventati fondamentali. Non puoi separare dei microservizi se non lo fai attorno a un bounded context e qui è dove è partito tutto, no? Come cosa. Quindi assolutamente, diciamo, questo più per storia, più per cultura, ma credo che sia veramente un punto estremamente importante, uno snodo interessante dell'informatica, che è anche interessante vedere come queste cose qui hanno trovato una loro applicazione a distanza di tanti anni, perché non è un testo nuovo questo, è un testo abbastanza vecchio, però appunto anticipava queste idee di analisi del dominio, di essere guidati dal dominio, che in fondo sono le idee portanti delle architetture che si vanno a fare oggi, insomma. Quindi molto più teorico, molto più meno pratico di quello di prima, che invece è, diciamo, una bella lettura per i programmatori, però fa ragionare molto su come certe idee
siano radicate nel passato. Poi c'è un altro libro che mi trovo divertentissimo, che è questo, Anti-Pattern. Anziché raccogliere i pattern positivi, questo raccoglie i pattern negativi, cioè quelle cose che ti trovi a fare, ce n'è uno bellissimo, cut and paste programmi. E chi non lo fa cut and paste? Io dico no, no. Il tasto cut and paste va tolto agli sviluppatori e bisogna ridarglielo dopo qualche mese dove vediamo che sono capaci di fare le cose. Adesso al di là degli scherzi, però il cut and paste programming, un altro bellissimo è il Lava Code, cioè quando apri un pezzo di codice e riesci a capire qual è la versione di ogni riga, perché i programmatori hanno seguito una convenzione nella prima release, un'altra convenzione nella seconda, un'altra convenzione ancora nella terza. E allora lì vedi, quello è terribile, c'è cioè proprio l'incapacità, no, di far crescere tutto insieme e si vedono queste ondate laviche di convinzioni volta per volta. Magari era stato un full stack overflow che aveva fatto il primo, poi hanno incominciato a correggere quello che faceva, ma non hanno ancora corretto tutto. No, allora è bellissimo vedere questi anti-pattern, è divertentissimo pensare anche che una cosa positiva come i design pattern o i pattern in generale possono essere anche delle cose negative quando non funzionano bene. Infatti, guarda, è stato molto divertente vedere con te tutti questi aspetti qui, molto belle anche le risorse che hai consigliato. Oggi abbiamo visto proprio un bel distillato di esperienza, sia dal punto di vista architetturale di applicazioni multi-tenant, che di alcuni aspetti che caratterizzano il modo di pensare, di agire dei team che possono portare a alcuni problemi, diciamo così. Sono sicuro che poi, quando ne discuteremo anche con i membri della community nel sitio Lunch, verranno fuori delle domande, delle osservazioni molto interessanti. Io per adesso, Gregorio, ti ringrazio nuovamente per aver partecipato, per tutte le informazioni che ci hai dato e ci risentiamo a questo punto al sitio Lunch. Benissimo, ti ringrazio, grazie per l'opportunità, è stato molto divertente poter raccontare queste cose, un po' se vuoi condite da certi aneddoti, certi episodi che comunque capitano. Non penso di essere l'unico a cui sono successe queste cose. No, no, anzi, gli aneddoti sono quelli che ci piacciono sempre di più. Quindi grazie anche per averceli raccontati. Grazie a voi. A presto.